Ciao ragazzi e bentornati su un nuovo tutorial di Emilio Video. Dopo una settimana di pausa, ragazzi, anche questo tutorial sarà su un altro dripperino BF single coil made in China che, ragazzi, insomma, ultimamente le beccano tutte. Come vedete, Pulse by Wendy Vane. Ragazzi, i voti anche in questo caso sono alti, a parte il look e le dimensioni che possono essere soggettivi, per me è leggermente un po' troppo alto, ha una forma un po' troppo strana, però ragazzi, oringhe tenuta, deck, airflow, aroma, prezzo, ragazzi le conclusioni non le ho neanche messe, perché ragazzi per 30 euro è un altro qualcosa da poter comprare ed avere, anche perché come vedrete nel tutorial, ragazzi, questo dripperino, oltre a funzionare bene anche in BF, ragazzi, è abbastanza innovativo. Comunque, insomma, adesso bando alle ciance, insomma, beccatevi il video e insomma, ragazzi, per me anche questo è un ottimo RDA single coil BF. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Oh, siamo tornati. Location nuova, ci hanno ufficialmente sfrattato. Colpa tua. No, colpa tua. Solo siamo in edizione speciale. Speriamo di non diventare gialli come al solito. Ci siamo attrezzati. Speriamo di non essere gialli come al solito. Io sono bello abbronzato, insomma, dopo sabato. Perché? Settimana scorsa vi avevo detto non so se sarebbe, perché sti qua sono andati. Adesso avete visto le foto, sono andati al concerto di Vasco. Hai capito? Mi è piaciuto il concerto di Vasco. Gli è piaciuto bello. Il concerto di Vasco. Molto bello. Cosa facciamo oggi? Oggi facciamo il Pulse 22 di Wendy Vape Progetto Tony B. Poggi. Qual era il canale di Tony B? Rete 4. Va bene ragazzi, oggi... Tony Capuzzo. Pulse 22 Tony B di Vapor Trail Channel. È un bel dripperino anche questo, Adesso insomma, prima lo guardiamo. Guardiamo. Ha provato solo lui, come al solito. Dobbiamo andare a fiducia, ragazzi. Loro vanno a fare i concerti, io provo i dripper, non ho mica capito. Loro vanno al concerto, vanno a fare i super giovani, poi arrivano stanchi. Arrivano stanchi per due giorni, non si fanno beccare. Vanno a fare i super giovani, poi patiscono la fatica, sono stati indietro da dire, sono partiti, andiamo davanti, spacchiamo il mondo, poi dopo figa, vedevano Vasco grande così, lo vedevano la prima transenna, il primo albero si sono saccati di sotto, figa, importante sta decido. Ok, va bene ragazzi, recensione come sempre, poi prova di svapo e... un po' di steam engine, non c'è nessun steam engine. Oggi abbiamo buildato come sempre con l'alien standard. Prima io questo dripper l'avevo buildato con un alien un po' più piccolo, adesso l'ho buildato con un alien un po' più grande, vediamo come svapa, insomma niente, adesso recensione, prova di svapo, ok ragazzi? Dopo. Ok ragazzi, anche questa sera siamo qui con questo dripperino BF da 22 mm, che è il Pulse 22 di Wendy Vane, un progetto con la collaborazione di Tony B, che praticamente è uno youtuber americano, quello che ha il canale YouTube Vapor Trail Channel. Niente, come vediamo è appunto un dripperino da 22 mm, che ha 24 mm.5 all'altezza qua della campana e arriva a 32 mm all'altezza del tip. Come vediamo, la dotazione di questo dripperino è una dotazione molto ricca, in quanto arriva con un altro drip tip, entrambi drip tip boom compatibili, leggermente un po' più alto, e con questo drip tip arriva a 33.5 mm di altezza. Arriva in questa scatolina di cartone, appunto con il solito sacchettino di spare part, con i grani di ricambio, perché di default monta delle viti a croce, di conseguenza se vi stanno sulle balle potete cambiarle con i grani,
e poi arriva chiaramente con il pin non BF e poi questa prolunghina che va dentro al pin BF, insomma sembra va dentro al pin non BF, sembra voler allungare la lunghezza del pin non BF, insomma comunque noi l'abbiamo usata sempre in BF e questo è solito cacciavitino agghiacciante multifunzione con tre, con la brugola, col giravitacoce China style, però ragazzi insomma poi O-ring, brugole di ricambio e ragazzi vi danno anche, i cinesi arrivano a darvi anche la punta, che questa è una punta da 2,5 ragazzi. Allora, la prima build che io ho provato a fare su questo RDA, visto che è arrivata la punta da 2,5, è stata una delle nostre alien standard sulla punta da 2,5. Oggi ho voluto buildarlo con una build un po' più grande sulla punta da 3, perché dico la verità, un po' sulla punta da 2,5 il deck mi dava l'impressione di essere un po' vuoto, insomma che la nostra build, che ci fosse un po' troppo aria rispetto a... Oggi l'abbiamo buildato con una build a 3 e poi dopo insomma nella prova di svappo vedremo insomma com'è la storia. Fatto sta che ragazzi insomma la dotazione di questo dripperino da 22 è veramente una dotazione di primo ordine. Ragazzi ultimamente i cinesi ragazzi fanno le cose, sembrano fare le cose come si deve. Ragazzi adesso lo smontiamo e insomma vediamo tutte le sue parti. Ok ragazzi niente. L'abbiamo smontato e come vedete anche questo è un quattro pezzi, il deck, il camino, l'anello di regolazione dell'aria e il drip tip. Però veramente finalmente in questo dripperino da 22 BF c'è qualcosa di nuovo, non solo perché il deck è un single coil postless con qua le viti di serraggio della coil, ma soprattutto per l'aria, come vedremo dopo. Appunto, il deck è un deck single coil postless in cui in questo caso l'abbiamo buildato con una single coil con un alien che insomma noi la seriamo nei buchi del deck, qua ci sono due viti a croce, poi la giriamo leggermente per fare in modo che il cotone capiti in queste sedi che sono destinate per accogliere il cotone. Un'altra cosa interessante, adesso non so se si può vedere qua nel BF, il pin BF non è che protrude dal fondo del deck, ma diciamo è incastrato in una specie di calotta dalla quale escono qua due forellini, uno qua e uno dall'altra parte, che convogliano direttamente il liquido nei canali del cotone. Ragazzi, questo secondo me è un deck abbastanza innovativo che funziona bene, capiente, perché voi non dovete contare l'altezza di questo scalino, dovete contare poi l'altezza dei fori dell'aria che saranno praticamente qua. Di conseguenza è un deck capiente in cui la squoncata è un'ottima squoncata, viene convogliata facilmente nei canali del cotone, capiente, insomma ragazzi, è un ottimo dripperino BF. Io la prima volta che l'ho visto mi sono fatto una domanda, perché la particolarità di questo dripper è l'aria, perché come voi vedete qua abbiamo due collettori inclinati verso il basso che convogliano l'aria ai lati della coil. Io la prima volta che ho visto questo dripper ho detto: bene ragazzi, bisognerà stare attenti perché questi collettori corrono il rischio, una volta montati, di andare a toccare lateralmente la coil. Nel deck ci sono queste due svasature che in pratica vengono riprese qua sotto, adesso non so se voi le vedrete, che fanno in modo che in pratica il deck non possa, la campana non possa ruotare all'infinito nel deck, ma venga bloccata da queste due scanalature. Di conseguenza il rischio di muovere la campana quando andiamo a regolare l'aria per parzializzarla, diciamo così, è praticamente annullato da queste due piccole scanalature che vengono riprese nella campana. Ragazzi, bisogna dire che insomma questa concezione dell'aria è una concezione abbastanza innovativa, diciamo che ricorda un po' il recoil RDA, quello di Green, no? Anche quello, cioè no, ricorda vagamente, perché solo per il semplice fatto che i fori dell'aria puntavano verso il basso,
e diciamo che come in Recoil RDA anche questa soluzione c'ha un po' il piccolo difetto che insomma quando voi soffiate nel dripper un po' insomma vi soffiate in faccia, anche se questa cosa è un po' ridotta, è un po' ridotta rispetto al Recoil. Sì, diciamo che magari in un Atom BF non si usa così tanto come non si usa, però sai Sancho, con questa coil un sì. po' ci boffi. No, ma più che altro magari ci boffi per abitudine. Un po' ci boffi, un po' ti arrivi in faccia, ma non così come succedeva nel Recoil. Comunque sì ragazzi, l'aria di questo dripper funziona. Diciamo che, allora, come vi ho detto prima, la prima volta che l'ho buildato con una coil da 2,5, mi sembrava un po' vuoto il deck. Insomma, mi sembrava che ci fosse un po' troppa aria rispetto con una coil da 3 mm, lo sento un po' più pieno e l'aria mi sembra un po' più adeguata. Per i miei gusti, insomma, con una coil un po' piccolina io tenderei un po' a parzializzare l'aria. Poi vedete voi. Altra cosa, io qua l'ho buildato mettendo l'altezza della coil come si vede dalla figura. Secondo me con una coil da 3 mm la prossima volta proverei a tenerla leggermente più bassa, un millimetro più bassa. Altre particolarità, ecco, questo sistema di serraggio, il serraggio delle viti, magari può risultare all'inizio un po' macchinoso, ma poi ci si abitua facilmente. E se a voi la vite a croce non vi piace, potete sostituirla con la brugola a taglio. Come ho detto, l'aria è un'ottima aria. Gli o-ring troviamo due o-ring nel deck, due o-ring qua nel camino e il classico ring stile gun qua per l'inserimento del drip tip. E ragazzi, anche gli o-ring, anche in questo caso, sembrano buoni o-ring, non troppo duri, non troppo molli. Come ho già detto, queste due tacchette impediscono la rotazione all'infinito della campana sul deck, dunque non c'è il rischio che questi collettori vadano a toccare la coil. Ragazzi, l'aroma per un single coil buildato sia con la coil da 2,5 sia con la coil da 3 mm, ragazzi, è un grande aroma. Io ho notato che veramente l'aroma di questo dripper fa risaltare alcune note del liquido che in altri dripper vengono risaltate meno. Comunque ragazzi, è un ottimo aroma. Insomma, per me ragazzi, anche questo è un dripper, tenete presente, che si trova dai 30-35 euro. Ragazzi, qua ultimamente, cioè, i cinesi, secondo me, ne stanno sbagliando pochi di questi dripper BF. E ragazzi, buttano fuori dei prodotti che sono molto validi, secondo me. Validi e accessibili. Come ho detto, figa, se proprio vogliamo trovare dei difetti, l'aria leggermente sovradimensionata con coil piccole, ma possiamo parzializzare. Le viti leggermente un po' scomode dei post, ma ci si può abituare, insomma. A volte schizza leggermente, ma secondo me abbassando di un millimetro la coil, anche questo problema può essere assolutamente non scalda, cosa che abbiamo visto per esempio con il Druga, assolutamente non scalda, drip tip confortevoli. Insomma ragazzi, ci sono dei piccoli difetti che secondo me si perdono nel mare dei pregi di questo drip. Non scalda, ottimo aroma, innovativo, una squoncata perfetta, poi un vapore bello corposo, una dotazione di primo ordine, un deck capiente. Ragazzi, qua cioè, ci sono i cinesi che stanno mandando dei chiari messaggi ai modder nostrani, perché sti qua ormai non si limitano più a copiare, ma cominciano anche a fare cose loro e insomma secondo me li stanno facendo anche bene, Sancho, cioè qua non... poi è logico ragazzi, non sarà bellissimo dal punto di vista estetico, ma questi ci hanno messo, ma anche quello è soggettivo, questi ci hanno messo innovazione, una dotazione di primo ordine. Ragazzi, il dripper funziona, secondo me ragazzi il dripper funziona. Di conseguenza anche questo secondo me è un dripper che vale la pena comprare, 30-35 euro. Niente ragazzi, adesso facciamo come sempre la prova di svapo e poi tireremo le conclusioni, ma insomma praticamente le storie le abbiamo già dette qua, insomma è un bel dripperino BF da 22.
Ciao ragazzi, niente, anche stasera l'abbiamo portata a casa, è stata dura. Di adesso, sera adesso, no. Adesso viene il momento più bello. Adesso è il momento più bello, prova di svapo, via questo. Ce l'ho io. No, allora, dopo, prova di svapo, allora. Allora, lui l'ha già provato, adesso. No, te non l'hai provato. Tanto non ti piace il liquido che c'è dentro, dunque non rompere i coglioni. Quando è? Ecco, quando è degli altri lui quando piace. È gratis. Quando era gratis lui gli piace. Dai, svapa. Bunda di svapa, dai, svapa. Sì, ragazzi, bravo, che stress. Dopo il lavoro non lo reggo, non lo reggo dopo il lavoro. Perché lavoro? Buono. Miracolo. Aveva appena detto che non credetegli, Perché lavoro? Allora, svappa come una tricoide. Non riesco a tirare. Non riesce a tirare, lui il balsamico non, meno male. Penso se riusciva a tirare. Allora, com'è? Di com'è? Allora, come automaticamente è molto che bene. Dai, automaticamente è buono, no? Mi piace, buono, no? Mi piace, non si scalda. Non si scalda. E già per me è una cosa molto. Ma quanto molto lo stai? Ah, 60 watt, abbiamo su un alien, tre solite alien con il core da 0,4, a parte 0,12, 0,2 di ohm, 60 watt. Sì, io come ho detto. La cosa che mi dà un po' fastidio è che come tutti i dripper che sono quando ci boffi, io sono abituato a boffarci dentro, ti dà un po' l'aria, ti dà un po' il vapore addosso. Beh, recoil, bel freschino. Il recoil ti schizza negli occhi. Recoil ti schizza negli occhi. Questo qua ti passa di fianco alle guance. Che lavoro! Il tricker. Quando le bombe non bruciano, bello, sono capace. Non so se lo sciò a dormire questa cosa qua. Fate che sono capace. Dai, buono. Fate che sono capace anch'io. No, a me piace. È buono. Mi piace, è proprio un bel vapore denso, corposo. E poi lo scaglia. Dico la verità. Cioè, sai, puoi assaggiarlo con un liquido che piace a me. Mettici sul liquido che piace a te. Adesso è impestato. Adesso è importante, No, per me è buono. Ritorno a ripetere, con la colda 2,5 mi sembrava leggermente un po' troppo arioso. Con questa lo tieni tutto aperto e... Ed è un assumento liptus. E va bene. E vai che voli. E va bene. Sì. No, secondo me... Poi ripeto, forse non ho spiegato bene. La genialata è anche stata quella di fare quei due piccoli intagli qua per fare in modo che uno non possa twistare, perché qua se no ci sono i due collettori, se uno gira il camino, sarebbe stato pericoloso, perché usato su meccanico, uno non si accorge, il collettore del vanno a toccare la coil. Invece hanno pensato proprio a tutto, hanno pensato anche al blocco del camino che più di tanto non gira e di conseguenza basta centrare bene la coil tra i due collettori, che poi dopo non c'è problema. Insomma, ragazzi, O-ring che van bene, 30-35 euro, adesso non so cosa può costare, al massimo 35 euro, ragazzi, secondo me è un lavoro da... No, che secondo me, poi ti ho detto... Poi innovativo, cioè finalmente hanno fatto qualcosa di nuovo, cioè, Senza copiare. O copiando un po' qua un po' là. Vabbè, ragazzi, così. Sai, stai. Comunque buono, per me va bene. Un altro dripperino. C'è anche da dire che... Cazzo hai fatto? C'è anche da dire che lo rende molto buono. Basta darsi della merda. È buono, è un buon dripper. Chiaramente se lo volete... Un buon dripper che con la nostra... Chiaramente secondo me però se lo buildate col filo singolo, cioè scordatevi... da 0,6, 0,5, 0,5 in su, perché sennò è bello arioso, cioè c'ha due bei buconi, cioè secondo me se lo buildi con un filo singolo lo 0,5 sei proprio al limite, cioè devi usare dei fili un po' importanti, devi chiudere un po', bisognerebbe provare, vabbè, niente, insomma, noi abbiamo sto vizio, va bene ragazzi, allora, vabbè, dai. 100 watt. Allora, la recensione l'avete vista, la prova di svapo l'avete vista, niente,
Smetti? Stiamo per salutare. No, sai che se non assaggia il cotone. Se non assaggia il cotone, lui non è contento. Cotone balsamico. Va bene, ragazzi. Allora, nuova location la settimana prossima. Va bene, cercheremo di. No, settimana prossima ci saremo. Settimana prossima ci saremo. Io non ci sono. Ecco. Vediamo fra un po'. Noi ci saremo, lui no. Duro. Si lamenta sempre. Gli artigiani si lamentano, poi fanno 3 settimane di ferie. Figa. Sono sempre dietro a piangere. Non piange l'artigiano. L'artigiano piange, l'artigiano e il contadino piangono sempre. Ma non d'estate. non d'estate. Va bene ragazzi, iscrivetevi al canale, commentate, condividete, spolliciate e ci vediamo. Mark Mann, ci vediamo la settimana prossima. Sbappata finale. E comunque il pulse è un buon RDA. Sì, concordo. È un buon concordia. Anch'io. Concordia. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Vediamo. Ah, grazie a Matteo che ce l'ha prestato. Ovvio. Grazie. Matteo di Svapo Plan che ce l'ha prestato. Ovviamente ormai ci siamo attaccati. Ormai ci siamo attaccati con quelle cozze. Cioè, voglio dire, lui non ce l'ha fatta. Cioè, eccoci ragazzi. Va bene. Si fa quel che si può. La vita del recensore. Ciao ragazzi. Ciao a tutti. Ciao. Ciao ragazzi.